Good morning YouTube, signori bentornati sul canale. Come sempre mi raccomando, in descrizione potete scaricare col link apposito l'app OneFootball per restare sempre connessi col mondo del calcio. Attenzione che in questi giorni c'è anche un concorso, se scaricate l'app, che vi dà la possibilità di vincere una partita di Champions con due amici. Quindi mi raccomando, scaricate e partecipate. Dunque signori, The Journey, ci siamo. Prima però intanto vi ringrazio perché sotto il video delle novità della carriera dei trasferimenti mi avete riempito primo di complimenti e mi fa un sacco piacere vedere che quello che faccio lo faccio bene e alla gente soprattutto piace il modo che ho di portare le novità. Quindi delle cose che non ho detto, perché ho parlato solo delle cose ufficiali, ci sono anche quelle non ufficiali e fake che non ci saranno, per cui prima di vedere dei giorni vi dico: non ci saranno la primavera under 19, under 21, era un'invenzione. Non ci sarà la possibilità di modificarsi la maglietta, perché anche quella era un'invenzione. Riconfermo che la Serie A si chiamerà Calcio A, perché se andate sul sito della EA a vedere l'articolo degli stadi sono indicati i nomi dei campionati e quando si arriva al nostro c'è scritto Calcio A. Non ci saranno il Mapei Stadium e la Dacia Arena, anche quella era una fandonia grande come una casa, perché sempre perché nell'articolo ci sono solo San Siro, l'Allianz Stadium e lo Stadio Olimpico. Adesso andiamo a parlare di The Journey. Ieri sono uscite le novità sul nuovo capitolo di The Journey, cosa potremo andare a fare. Allora, intanto cominciamo dal fatto che non giocheremo più in Premier, cioè obbligatorio ragazzi, dovremo cambiare squadra e potremo farlo solo in una fra queste squadre, ovvero Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Los Angeles Galaxy. Per quanto riguarda il gioco, sarà diviso in capitoli con obiettivi sul breve termine. In merito invece alle scelte che andiamo a prendere con Alexander durante The Journey, queste avranno conseguenze sul lungo termine, sia dentro che fuori dal campo. Si potranno impersonare altri personaggi che incontreremo lungo la storia in però storie brevi e a sé stanti. E poi vabbè, una cosa carina, ci sarà la customizzazione di Hunter, quindi potremo andare a cambiargli il taglio dei capelli, aggiungere tatuaggi. Come vedete dallo screen, che magari lo metto full screen adesso, si potrà fare sbloccando tutte le varie opzioni in base a un certo guadagno che riusciremo ad avere durante la nostra carriera. Nel trailer pubblicato dalla EA e nell'articolo c'è anche la lista dei giocatori reali con cui andremo a conversare e fare delle cose durante il viaggio, che sono Cristiano Ronaldo, Griezmann, Zardes del Galaxy, Müller, Henry, Rio Ferdinand, James Harden che è la star dell'NBA e Dele Alli. Ultime cose, è un video molto breve questo giusto per darvi delle informazioni che ci sono ufficiali, veramente ufficiali, incredibile ragazzi. Multiplayer locale, quindi solo in locale, che vuol dire non online, potrete giocare praticamente dei giorni con un vostro amico, con nuove opzioni. E poi questa cosa del tour mondiale, praticamente nel viaggio avremo la possibilità di fare la pre-season a Los Angeles e giocare un match 5 contro 5 in Brasile. Questo automaticamente esclude anche le altre balle che un sacco di youtuber, pagine Facebook, Instagram eccetera hanno sparato su FIFA Street in FIFA 18. Signori, per questo video è tutto, vi ricordo lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, qua troverete solo novità veramente ufficiali. Per adesso ci ho imbroccato praticamente su tutto, perché ci ho imbroccato sul fatto che la Serie A si chiamerà ancora Calcio A, ci ho imbroccato sul fatto che in dei giorni non potremo giocare in Serie A, ci ho imbroccato sul fatto che non c'erano i nuovi stadi, insomma direi che non sono proprio l'ultimo arrivato. Ad ogni modo ragazzi, tutti quanti possono sbagliare e io sicuramente non sono il santone di FIFA e non ne so più degli altri che dopo mi dicono che me la tiro. Mi raccomando, come sempre vi ricordo in descrizione il link ai canali dei Brainless, iscrivetevi e passate anche da loro, lasciate mi piace a questo video, noi ci vediamo al prossimo video come sempre con tanta qualità. Ciao belli. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shrieking.